Giffoni Milano, Milano Giffoni, uno scambio culturale anche a livello di polizia municipale. Reduce da questa trasferta a Milano, appunto, il nostro comandante Rosario Muro, una collaborazione nata durante il Giffoni Film Festival che poi è continuata. Sì, noi stiamo elaborando un progetto con la scuola di formazione della Polizia Locale di Milano, una delle più importanti del mondo. E questo progetto chiaramente si rifarà a quella che è il tema importante della Polizia Locale, la sicurezza stradale, soprattutto per i ragazzi, soprattutto nelle scuole, quindi insegnare già ai ragazzi con metodi particolari la sicurezza e il rispetto delle regole della strada. In questo contesto vi siete trovati anche in una manifestazione per ricordare il vigile ammazzato a gennaio. C'è stata questa premiazione molto commovente perché la Polizia di Milano ha inteso intitolare il campionato nazionale di motociclismo riservato ai motociclisti della Polizia Locale proprio a Nicolò Savarino, questa persona, questo vigile, questa persona che è stata barbaramente trucidata a Milano e che ancora oggi si attende giustizia. Sei stato testimone di questa premiazione molto suggestiva e molto particolare con i familiari. Sì, i colleghi sono stati così, diciamo, sensibili da dare un segno di riconoscimento del Comune di Milano, ma farlo consegnare proprio a noi, che eravamo un po' gli ospiti d'onore di tutta la manifestazione. Adesso stiamo elaborando un altro grosso progetto che ha di respiro internazionale, dove Giffoni e il Festival si pongono come, diciamo, comunicatori nel progetto con i loro approcci per la gioventù, diciamo, all'avanguardia nel mondo, e il Comune di Milano, come la polizia locale più importante d'Europa e la scuola di formazione più importante d'Europa, quindi per un progetto di respiro internazionale. E dove poteva sfociare? Poteva sfociare soltanto in una delle manifestazioni dell'Expo 2015, quindi saremo uno dei fiori all'occhiello dello stand del Comune di Milano.